Alessandro Preti, allora Civita Castellana passa il turno, batte Castellana Grotte, la BCC Castellana Grotte a Castellana Grotte, partita difficile già all'inizio, poi insomma in rimonta una bella sudata stasera. Sicuramente una partita difficilissima per noi, abbiamo gettato tutto quello che avevamo, il cuore oltre l'ostacolo, la voglia, la grinta, tutto quello che avevamo. Castellana è una squadra fortissima. Noi siamo arrivati qua volendo giocare la nostra partita, dando tutto, volendo uscire a testa alta, e sai, è un gioco dove alla fine per due punti torni a casa felice o vai a casa triste. Noi abbiamo avuto questa volta fortuna e ottimo. Insomma, la Coppa Italia è una manifestazione affascinante, è importante andare avanti per voi. È un sogno, ci siamo detti prima negli spogliatoi che questo comunque è un nostro sogno, di cercare di arrivare più avanti possibile. Ovviamente vedi Bologna come meta finale, ma adesso devi pensare alla semifinale, che come si sa è una partita secca, tutto può succedere. Analizzando il match, Civita in rimonta, che partita è stata secondo te? Sicuramente è stata una partita strana, perché fin dall'inizio anche noi abbiamo fatto tanti errori, anche loro, e poi tutte e due le compagini sono salite come livello di pallavolo. Siamo stati bravi a riprendere un quarto set che sembrava, diciamo, un attimo indirizzato verso un 3-1 della squadra locale, ma poi si sa, lo sport è così, fai due battute, due muri e ti ritrovi lì e poi vinci 16-14. Semifinali il 29 dicembre, si attende di conoscere la vostra avversaria, però c'è subito campionato con un organico, insomma, infermeria piena. Sicuramente veniamo da un periodo in cui si gioca ogni tre giorni, non è facile recuperare, non è facile, diciamo, recuperare i danni. Sabato faremo una partita importante di campionato e comunque dobbiamo vincere. Ci arriveremo forse con la carica di aver vinto oggi, quella sicuramente ci darà una mano. Grazie.